Questo episodio è stato presentato da... Il caffè della Peppina, non si frega la mattina, né con latte né col tè, ma perché, perché, perché? Come si dice in inglese, seguire le orme di qualcuno, no? Quindi fare la stessa cosa che ha fatto qualcuno prima di voi, seguire le orme, seguire i passi di qualcuno. Come si dice in inglese? Si dice to follow in someone's footsteps. To follow in someone's footsteps. Esempi: she followed in her father's footsteps by becoming a doctor. Ok, quindi diventando un dottore, in Italia magari mettiamo quello prima, diventando un dottore ha seguito le orme di suo padre, ha seguito i passi di suo padre. Quindi anche suo padre era un dottore, lei è diventata un dottore, quindi ha seguito le orme di suo padre. He followed in his mother's footsteps and started his own business. Ha seguito le orme di sua madre e ha cominciato un business tutto suo. Quindi attenzione quando lo diciamo in inglese, in italiano diciamo seguire le orme di qualcuno, in inglese dobbiamo metterci il in, quindi to follow in someone's footsteps. Caffè della Peppina, è buono qui, è buono qui.